Bentornati nella terza puntata di Love, Death and Robots. Cose strane. Questa puntata chiamata L'era glaciale. Ti sei ripreso dalla scorsa puntata? No, a me mi ha inquietato tantissimo. Gli alieni su Chiavita lo hanno sconvolto. Ma poi era bruttissima, era. Carico per questa nuova puntata di morte. Parte tra... Fammi vedere che simboletti mette. Ok. In base ai simboletti decidiamo se andare avanti. Ahia. Allora. Io già vedo una catastrofe. C'è già una bomba atomica. Sì, è l'unica cosa comprensibile. Ah, c'è del ghiaccio che si scioglie, una bomba atomica e una presa elettrica. Triste, una presa triste. Poi con l'era glaciale. Sì, gente che muore. Quindi ghiaccio che si scongela, bomba che cade. Distruzione. Che novità. Forse scoppia una bomba atomica e si torna all'era glaciale. Non lo so, perché c'è anche il ghiaccio che si scioglie, quindi secondo me... Non voglio leggere la descrizione di Netflix. Voglio restare ignorante su questo episodio. Ok, questo episodio dura 10 minuti, quindi partiamo, vediamo di che parla e... Traumatizziamoci insieme. Esatto. Un film questo? Sempre disegnato, sempre... Mi sembra reale. Dove lo metto il vino? Qui, per favore. I padroni di casa... No, è un film. Oddio, questo è vero, questo film lo conosco pure. In realtà sono i migliori. Quelli moderni non hanno questi aggeggi, lo sai, e il motore sta sotto. L'aria calda sale, invade il frigo e deve essere smaltita dallo stesso motore che... Resta un frigorifero brutto e vecchio. Mi sa che è pieno di ghiaccio. Cara, raga. Una cosa che amo di te, la tua classe. È una cazzo di fortezza della solitudine. Per prendere un cubetto. Adesso che faremo? Tutti devo dire bei ai bei momenti che passeremo nella nuova casa. E come te lui? Che diavolo è? Che hai trovato? Io non ci vedo. Ma è... Ho una lente di ingrandimento da qualche parte. È un insetto, cos'è? Non lo so. Le lance sono conficcate nel fianco. Che cazzo? Ma che cazzo? Forse ce ne sono altre nel freezer. Altri reperti. Oh mio Dio. Porca troia. Che cazzo è? Una civiltà scomparsa nel nostro frigo. Ma cosa cazzo mi significa sta cosa? Cioè, sono piselli quelli. C'è l'era glaciale nel loro frigorifero. Perché? Non ha il minimo senso. Già, perché non si stupiscono? Non troppo. Ho saputo che i mammut si estinsero nell'ultimo periodo del Neolitico. Sì, certo. Lo sanno tutti. L'ha seppellito. Ma era un reperto che serviva alle popolazioni di quell'epoca nel futuro? È presto. Troppo presto, ma perché? Era così affezionato a quel piccolo mammut? E la madonna. Per 10 minuti. Sono passati decenni. Decenni? Rivoluzione industriale. Sono velocissimi. Siamo persi il rinascimento. Peccato. Centinaia e centinaia d'anni. Ci siamo persi il rinascimento. Chi sono quei due idioti che ci fissano tutto il giorno? Non lo so, sono stufo di guardare i broccoli tra i denti. No, ne dubito. Perché loro non si stupiscono dei giganti che li guardano? Credo siano aeroplani. Sì, penso che siano arrivati al presente. Oh mio Dio, guarda. Ma è una sola città. Dove cazzo vanno gli aeroplani che c'è una città? Non ha senso. Cazzo! Siamo arrivati alla bomba nucleare. Tesoro, tranquillo. Cerca di calmarti. Le state nucleari stanno esplodendo. È diventato... Tu vuoi che mi calmi? Un peperone. Ma dovresti vedere la tua faccia. Che ha di Cioè, si stanno già estinguendo. Ci hanno messo 10 secondi. Già. Si è abbronzato. Si è ostinato. La situazione sta peggiorando. Inutile sperare che una guerra finisca in 2 minuti. Allora che facciamo? Controlliamo per 5 minuti. Ordiniamo una pizza. Ma io sarei curioso di stare lì a guardare. Ma avrà preso pure le radiazioni lui. Rob, c'è sempre la possibilità che forse non ce l'abbiano fatta. Dovrete controllare, ma poi... Porca troia! Ce l'hanno fatta! Eh sì! Hanno ricostruito! Sono tecnologici! Sembra la città di Smeraldo, solo con un po' meno smeraldo. Giusto! In realtà quello ha un aspetto fallico, tipo un vibratore. Vi rendete conto che il vostro freezer sta andando avanti negli anni più di voi? Cioè, fra poco vi conquistano? Io avrei qualche preoccupazione. Lei voleva buttare quel... frigorifero. Pieno di punti! Porca puttana. Sono riusciti a uscire.
Fine. Si sono teletrasportati in un altro universo, in un altro frigo. Ora possiamo buttarlo nel frigo. Credi che torneranno? No, non credo. Ci è rimasto male. Vabbè, ragazzi, cioè, li avete guardati per due ore, non è che è tutta questa affezione. Puliremo domattina. Sì. Loro hanno ancora il mammut seppellito. Sì. Qualcosa mi dice che non è finita qui. Ma hanno tolto la spina? Cosa c'è? Da dove viene la nebbia? Di nuovo. Il pianeta delle scimmie. Uccidiamoli a caso. Sì, tutto da capo. Perché? Perché? Questo è uno di quegli episodi che non ho capito. Cioè, no, perché? Non lo so, non ne ho idea. Non ha una testa e non ha una coda questo episodio. Sì, carino, che bello, il mio frigo continua a finire, ma perché? E come lo commenti? Ma lo commenti? Lo commenti? Ciao! Ciao ragazzi, ciao! Non ho capito come ha fatto la loro civiltà, cioè il loro mondo a ripartire contando che hanno staccato la spina, quindi il frigo era spento. No, non so che dire. Niente, fateci sapere cosa avete pensato in questo episodio, quando l'avete visto. Qual è stata la vostra reazione? Perché non sappiamo cosa dire. Mamma, andiamo a controllare il frigo.